Mister, che settimana è stata? Quanto è stato importante poter lavorare tranquillamente, appunto, quasi 7 giorni, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tattico? Sì, non abbiamo avuto modo le settimane precedenti di lavorare in settimana tipo, questa settimana abbiamo lavorato molto bene, ho trovato sempre un gruppo disponibile, mentalizzato, che ha voglia di fare il risultato e ha voglia di giocare questa partita. Una partita che l'andata fu molto equilibrata, che gara ti aspetti domani? Mi aspetto una gara sotto falsariga di quello che poi sono le caratteristiche del Pontedera. Noi dovremo affrontare la partita con grande concentrazione, con grande attenzione, con grande determinazione, perché il nostro obiettivo è cercare di fare più punti possibili da qui alla fine. Si respira entusiasmo, mister. Questo entusiasmo quanto può essere importante nell'ottica di questo Tour de Force, dove praticamente fino alla fine di febbraio si giocherà sempre ogni 3 giorni? È chiaro che la componente entusiasmo è importantissima, ti permette di lavorare bene, di respirare un'aria diversa, però noi dobbiamo sempre tenere la barra dritta, piedi per terra, perché questo è un campionato difficile dove il livello di attenzione deve essere massimale, però ho un gruppo che sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo umano mi danno delle grandi garanzie. L'ultima cosa, il Pontedera è una squadra molto organizzata. Quanto saranno importanti quindi anche i cambi a partita in corso? Io ho a disposizione una rosa forte e questo mi permette di scegliere l'undici che è più predisposto per affrontare questa partita, però è chiaro che avendo una rosa di giocatori così importanti, i cambi devono essere un valore aggiunto e possono determinare l'esito della partita.